trovarti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. 2,5 milioni di italiani rinunciano alle cure mediche per problemi economici. Lo dice un'indagine Istat secondo la quale la grande recessione economica iniziata nel 2008 sta provocando ancora gravi effetti sulla salute e sulla mortalità degli italiani. A pagarne maggiormente il prezzo ci sarebbero i giovani, dei quali l'11% sotto i 18 anni vive in famiglie povere in senso assoluto, mentre il 20% vive in condizioni di povertà relativa. Lei cosa ne pensa di questa indagine? Il momento che siamo, il problema è grosso, che mangiano troppi soldi dove non dovrebbero e poi lasciano scoperte i soldi per le medicine, ospedali e tutto questo. Dovrebbe essere un po' meno di ladridaggine in giro e magari il problema un po' verrebbe risolto, un po'. E poi questione, secondo me è una questione politica. Non riescono a distribuire bene i fondi e il problema rimane. Non riescono o non vogliono distribuirli? Riescono e non vogliono, tutte e due. Perché magari qualcosa in più potrebbero fare. Evidentemente sta bene così a tutti e chi ci rimette siamo noi che dovremmo aver bisogno dei servizi che non ci sono, purtroppo. Allora, è un'indagine molto fondata, diciamo, e io da disoccupato appunto sono d'accordo appieno con questo discorso. Diciamo che lo Stato potrebbe migliorarsi da solo e lavorando appunto su questo problema, ad esempio potrebbe investire sui giovani e cambiare molte nuove leggi che ha fatto, ad esempio quella delle aziende che sono obbligate ad assumere direttamente e non giocare sulle agenzie che fanno tutto tramite agenzia. Ma forse un po' verosimile, non so, ma sì, il problema dei soldi ormai è un problema che c'è da tanto tempo, però è difficile credere a una notizia del genere, perché comunque le cure sono sempre indispensabili, però i soldi quando mancano, è questo il discorso, e ultimamente si fa tutti un po' fatica, ecco. Secondo lei la crisi è veramente così evidente sul popolo italiano? Cioè il fatto di rinunciare alle cure mediche, per esempio, o di ritardarle, fa parte veramente di un effetto della crisi o magari riguarda semplicemente scelte di investimenti diversi? Magari le persone investono su altre cose? Sì, un po' tutte e due le cose. Un po' è la crisi, che la crisi è mondiale, non è solo nazionale, e poi magari anche che gli investimenti vengono fatti dove non dovrebbero e non li fanno dove dovrebbero essere fatti. Sì, certamente, ma poi comunque in Italia la sanità va tra virgolette abbastanza bene, cioè le cure mediche basta andare al pronto soccorso e tutti te le danno all'inizio, cioè sì che la cosa non è un po' inverosimile, però ecco, se io dovessi fare una scelta tra mangiare una bistecca o curarmi, preferisco curarmi assolutamente, quello indubbiamente. Sono entrambe vere, perché molte non hanno abbastanza soldi per curarsi, molti altri invece rifiutano per altri motivi, spendono in molte cavolate.